Quando vuoi conquistare una donna, la prima cosa che devi fare è regalarle una serata indimenticabile, specie se è il vostro primo appuntamento. E per farlo non devi sbagliare neppure una mossa. La preparazione. Bisogna avere molta cura dei dettagli. Vestirsi in modo non troppo elegante servirà a non rendere l'atmosfera eccessivamente formale. Il capello gelatinato e leggermente spettinato servirà a far capire che voi non siete un estremo narcisista. Per voi conta altro, non l'aspetto fisico. L'incontro. Come nei migliori film, lei vi aspetterà sotto il suo portone. Voi avanzate con passo lento e deciso, senza mai distogliere lo sguardo dal suo... Che cazzo mi sta bicicletta, candela? Riprendete subito il controllo e cacciate il vostro asso nella manica. I fiori. Raffreddore? No, allergia. A che cosa? Al polline. Pensavo ai fiori. Questa forse è meglio che la lasciamo qui, eh? Sì, sì. Tanto ho cosparso il tappetino della macchina di rose rosse. Oh mio Dio. Andiamo? Siete arrivati alla cena. Scegliete un localino sobrio con un menù che preveda sia panino che la pizza. In questo modo guiderete la sua scelta. Magari incoraggiandola dicendo che la prendete anche voi perché la sera la pasta vi appesantisce. Così tenete una fetta in difa. Tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Che prendi? Ma io sarei per un panino o una pizza. Sai, la sera la pasta mi appesantisce un po'. Vabbè, allora... prenderò anche una pizza. Visto? A fine serata il vostro portafoglio vi ringrazierà. Ora proseguite con qualche sguardo ammiccante aspettando il cameriere per l'ordinazione. Magari fate scivolare la vostra mano in modo maldestro verso la sua, in modo da toccarla. E soprattutto fatele sembrare che siete un tipo cazzuto. Magari inviandovi una mail al vostro cellulare all'ora stabilita. Accidenti. Scusami, pensavo di averla torta la suoneria. No, non ti preoccupare. L'attore non sempre è un mestiere facile. Immagino sarai cercato da tutti. Non ne parliamo proprio. Già mi sembra strano che nessuno sia avvicinato. Vabbè, ogni tanto un po' di privacy ci vuole, soprattutto nel tuo lavoro, immagino. Assolutamente. Desideravo proprio una serata tranquilla, con una bella donna. Ah. Momento clou. Il saluto sotto al portone. È qui che si decide tutto. Dovete provare il famoso bacio. Ma con chi stai parlando? No, con nessuno, ripetevo un copione. Vabbè, allora grazie per la serata, eh. E ti rivedrò ancora? Facciamo che ti chiamo io tra un paio di giorni. Questo è il momento per la frase d'effetto per arrivare alle sue labbra. Ma che giorno è oggi? Giovedì. Ma no, io intendevo la data. 20 maggio. Strano. Ma le stelle non cadono solo il 10 di agosto? Perché? Beh, perché ne ho una proprio qui davanti a me. Ok, ciao. Tranquilli, non è finita. È in questi momenti che bisogna giocare il jolly. Una sorpresa talmente straordinaria che lei non si sarebbe mai aspettata. Federica! Federica! Ma che ci fai lì? C'è una sorpresa per te! No, non voglio nessuna sorpresa, vattene via! E invece no, perché dopo questa sorpresa mi amerai per tutta la vita! Non hai idea di chi ho chiamato per una serenata specialissima! Te ne devi andare! Prego, maestro! Buonasera! Buonasera a tutti! Ciao Federica, sei una principessa! Oh, Giorgio, agenda! Ma che hai fatto? Agenda falsa? Zitta, zitta, fammi fa' me! Ma chi è? Frank Tellina? Federica, e lo sai perché sono qui? Sono qui per coronare un sogno! Un sogno d'amore! Wow, guardate a Fabiolino come sta emozionato! Vai Fabiolino! Sei in tutti noi! Uè, Federica, aspetta un attimo, Oh Giangio, ma vuole un asso di verbio, ma non vedi che non riesco a parlare? E ti ho detto che lo devi mettere solo quando canto! Ecco, bravo! Federica, l'amore è come l'acciaio, quando è vero non si arruggina mai. Fabioli, hai visto che bello discorso? Ha tutto il discorso in playback! Aspetta, mi riallaccio! Quello inossidabile! Vai con la base, Giangio! Ma il lavato, voi tutta disturbati in playback! Se non te ne vai, chiamo la polizia! E con le mani, vai! A notte Natale mi lave capil, mi metta il giacchetto, ma con giabbasette per te!
t'accompagno fino a sotto palazzo. Mamma ti scende camazza, mi viene a cercare. Statevi zitti, vi prego. Prepara l'accendino, mai. Ci sentono tutti. Amore inconfondibile, quello che provo per te. Amore inossidabile, ma come faccio a credere? Sei come un aquilone che vola su nel cielo. E vuol poter. Sta bene. Oh, Fabio, amo la scazzata. Ma Frank, che lo sta proprio chiagnendo? E sta zitto che mi ha fatto a me. E chiamato number one.